Vincenzo. Guarda Mike, il tempo, come diceva giustamente Alessio nel suo articolo, il tempo è galantuomo, però credo che aver scoperto che quella moviola fu, parliamoci chiaro, truccata, è una scoperta, diciamo, inutile, perché tanto credete che l'anti-juventinità si placherà? Non credo. Premesso questo, io credo che questa ricostruzione fatta da Carlo Sassi sia la spiegazione più perfetta in punta di fatto di come nasce il sentimento popolare e di come nascono le robe tipo Calciopoli. Si dice spesso che i media non condizionano, no, i media condizionano in questo periodo soprattutto, ora che anche la rete è diventata uno strumento di informazione, diciamo, capillare. La rete, l'informazione è diventata decisiva, l'attenzione, la costruzione mediatica di un evento è diventata decisiva. Cioè, 32 anni fa è stata truccata una moviola e da lì è nata una rifiennata, di fatto una rivalità calcistica, perché i più anziani lo ricorderanno, la rivalità calcistica con la Roma è esplosa dopo il gol di Turone. Ora, scoprire che quella rivalità calcistica è nata su un episodio che è stato truccato ad arte, francamente è un segnale inquietante, perché di questo passo chissà dove arriveremo. Ripeto, le calciopoli nascono così, il sentimento popolare nasce così.